Erika il cane e Bastardilla, sodalizio italo-colombiano inavvicinabile, stringono con il loro abbraccio colorato e di impatto i piloni dell'asse attrezzato. Alessandra Carloni, romana nel quartiere San Donato di Pescara, racconta a tinte pastello una storia letteralmente istruttiva. Antonello Max, unico abruzzese, ricorda Gianni Cordova sulla parete di una palazzina a terra del quartiere Zanni. Tre storie nate dall'ascolto dei residenti per un unico progetto, MURAP, Muri per l'Arte Pubblica, promosso dalla Fondazione Aria in collaborazione con il Comune di Pescara. Pescara sta provando a scommettere sul muralismo urbano contemporaneo, cioè su una forma di arte visiva che va al di là della street art del Novecento, quella del graffitismo metropolitano, quella della cultura hip hop, e che invece in questo caso vuole provare a misurarsi con l'identità della città. Le cose che stiamo facendo, le stiamo facendo perché vogliamo aumentare il senso di appartenenza a questo territorio. Nell'area golenale gli artisti stanno dipingendo dei grandi volatili, degli uccelli d'acqua che la corrente di Murap Festival ha portato qui a Pescara, e la loro rappresentazione è legata da una parte all'immagine di Pescara, città d'acqua, da un'altra parte all'idea di risarcire il danno che l'asse attrezzato ha fatto nei confronti del bagno borbonico. Nei due quartieri periferici, qui a Zanni e a San Donato, abbiamo fatto parlare le persone. Da questa memoria collettiva sono uscite delle indicazioni molto precise. Ovviamente gli artisti poi nella loro libertà hanno interpretato queste indicazioni. E sono quattro artisti e sono due donne e due uomini, e non è affatto un caso, perché credo che anche in questo mondo del muralismo va ribadito il principio delle pari opportunità. Antonello Max, che è l'artista che sta lavorando in questo quartiere, è stato letteralmente adottato dagli abitanti di quest'area. A pranzo se lo litigano per averlo a casa. Questo intervento di arte urbana sui muri della città, ma anche sui piloni dell'asse attrezzato, che da sempre sono stati un detrattore ambientale e che oggi diventano delle opere d'arte con queste immagini, con questi disegni bellissimi che oltretutto si richiamano al fiume e al bagno borbonico. Poi qui a San Donato abbiamo il centro polivalente Britti con queste immagini di personaggi che hanno rappresentato la vita di questo quartiere, che lo hanno fatto anche crescere. A volte bisogna guardare oltre l'orizzonte per vedere spiragli di luce, e ci sono persone che, come Gianni Cordova, ma anche come altri personaggi del quartiere, hanno dato una mano ai ragazzi per uscire da brutte situazioni, comunque o difficili situazioni. E negli ultimi tempi questo quartiere mi dicono che è diventato anche molto più vivibile in confronto a quello che era una volta. Sto cercando di interpretare un po' quelli che erano i racconti delle persone del posto, e quindi di riassumere un po' con un ragazzo che guarda questo orizzonte e ricorda il passato, però sempre guardando al futuro. Finiremo il muro e speriamo di lasciare un bel messaggio positivo a tutti.